Il Daily Telegraph l'ha definita la più bella stazione d'Europa. È la stazione Toledo della metropolitana di Napoli, che si affaccia nella confluenza fra l'omonima storica strada e via Diaz. Oggi pomeriggio è stata inaugurata la nuova sistemazione della parte finale di superficie, con il posizionamento dell'ultima delle opere d'arte realizzate per la stazione da William Kentridge, una statua equestre intitolata Il Cavaliere di Toledo, alta circa 6 metri e posizionata in assi al monumento equestre di Piazza Bovio, in modo da riproporre una delle tipiche consuetudini estetiche proprie dei boulevard ottocenteschi. Prima era un pezzo di strada, oggi sta diventando uno slargo dove i cittadini possono trovare uno spazio per fermarsi, per rilassarsi. Qua è diventato ormai un luogo dove la gente si ferma, i bambini giocano. Il tutto in apertura della Notte d'Arte organizzata da Comune di Napoli, Camera di Commercio e Diocesi nel centro storico di Napoli fino alle 3 del mattino, tra eventi artistici, negozi non stop e siti aperti, così come la metropolitana e le funicolari. Passo in avanti per la vivibilità della nostra città e oggi è bello che lo facciamo oggi con la notte d'arte che Napoli sotto Natale vive in un momento difficile, una città invasa da turisti e da napoletani e da italiani. Abbiamo fatto il Vomero, adesso tutto il centro storico, l'obiettivo è per Carnevale fare chiaie, lungomare, ritornare a far vivere bene il Carnevale nella nostra città in modo forte, con grandi tradizioni popolari, quindi queste notti vanno fatte in tutti i quartieri di Napoli. È una città viva, una città che vuole rinascere, una città che scriverà belle pagine nel futuro di grande passione democratica e passione civile.